Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Meno male che c'è il riscaldamento globale, perché qui fa un freddo, ragazzi. Stamattina meno 2, siamo in Africa, meno 2, ha nevicato. Quindi, vabbè, meno male che c'è il riscaldamento totale, globale, per cui siamo a posto. Va bene, allora, veloce. Questo è il primo video di una nuova serie, con un titolo forse un po' ambizioso, sul quale probabilmente riceverò un sacco di obiezioni, anche per averlo solo pensato, quasi come quando dico punto alla fine di una frase, ma ne sono pienamente convinto. Preghiamo. Abba papà, grazie per la tua presenza, per il tuo sorriso, per la tua misericordia, per la tua bellezza, per le tue braccia aperte. Grazie per tutto ciò che fai, hai fatto e farai per noi. Immenso amore. Amen. Oh, due parole. Il titolo del video di questa sera è Le due parole più importanti nella Bibbia. Due parole che ai miei occhi incapsulano tutto il messaggio del Vangelo. Due parole che descrivono il suo immenso amore per me. Due parole che racchiudono la sostanza della croce. Vediamo un po' cosa potrebbero essere, perché alcuni di voi avete provato a centrare, ma non è un concorso, non è che allora se azzeccate le due parole io vi mando un libro gratis. Il libro ve lo mando lo stesso. Comunque c'è stato uno che l'ha azzeccate. Comunque vediamo cosa potrebbero essere, ok? Giusto per vedere magari le persone che dicono, no? Cosa potrebbero essere? Ama Dio. Due parole importanti, no? No, perché mio amore è disperatamente inetto per poterlo fare. E in ogni caso ciò che conta non è il mio misero amore per lui, ma il suo immenso amore per me. Ama gli altri? Eh no, per lo stesso motivo, e anche perché queste sono tre parole. Dio ti ama, senz'altro, ma anche qui le parole sono tre. Segui Gesù? No, perché seguire vorrebbe dire che non lo raggiungerai mai, e quello è semplicemente impensabile. Cerca la santificazione, queste sono parole importanti. Cerca la santificazione, soprattutto per i religionisti. Eh no, sono tre parole. Devi morire a te stesso. Cinque parole. Devi ubbidire il Signore. Lasciamo perdere. Nuova nascita. Potrebbe anche esserlo, ma ho detto due parole, le due parole più importanti nella Bibbia. E la frase nuova nascita non è nella Bibbia. Qualcuno ha suggerito le due parole forse più vicine a quanto credo. Grazia e verità, che pur essendo quasi giuste, anzi senz'altro dal suo punto di vista, sono indubbiamente le due parole più importanti, ma non sono quelle che penso io, ma bravo per averci pensato. Ok, vediamo se riuscite a identificare queste due parole, e lo so che lo farete il momento che le leggo, le identificherete, in questo passaggio, ok? Efesini 2. Dall'1 al 5. Ma mi raccomando, ragazzi, condividete, per favore, condividete. Io più guardo, più vedo YouTube, più vedo i video che mettono sugli apostoli, i reverendi, il Papa, i sacerdoti, più mi cascano le braccia, ragazzi, più continuo a ricevere commenti del tipo: no, perché Gesù ha detto che dobbiamo rispettare la legge. Ed è continuamente, da quelli che venerano la Madonna, a quelli che venerano la legge, a quelli che venerano se stessi perché la loro forza di poter riuscire a fare tutto quello che devono fare, tra quelli che venerano il pastore, la denominazione, Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza additivi, coloranti o diluenti aggiunti. Non è difficile, eppure ragazzi, sembra che sia veramente difficile. E per quello che vi chiedo, vi imploro, vi supplico, condividete il più possibile, condividete, fatelo girare, fatelo andare avanti, fate questi messaggi, fateli girare. Ne abbiamo bisogno, l'Italia ne ha bisogno, il mondo ne ha bisogno,
il messaggio che viene predicato questi giorni è una mania ai capelli. Ok, vediamo se riuscite a identificare queste due parole. Ok, Efesini 2, versetto 1. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Oh, qui Paolo sta parlando da ebreo a dei greci. Ecco perché dice anche voi. Ok, il capitolo 1 ci sarebbe da predicare per 3 anni solo sul capitolo 1, ma egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, come del resto eravamo anche noi, giù ebrei, nei quali un tempo camminaste, voce del verbo camminaste, passato, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, che è il diavolo, quindi seguivate il diavolo, eravate figli del diavolo, seguivate quello che lui vi diceva di fare, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi un tempo, ecco, vedete che sta mettendo tutti nella stessa pentola, non c'è differenza fra ebrei e gentili, siamo tutti nella stessa pentola, anche noi un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne. Vi ricordate qual era il peccato di Paolo? Romani 7,7, qual era? Se nessuno mi avesse detto di non concupire, la legge non mi avrebbe condannato e non avrei, invece, il momento che mi ha detto di non farlo, il peccato si è risvegliato, io mi sono messo a concupire, a desiderare la roba degli altri, le donne degli altri, la macchina degli altri, il mulo degli altri, le mucche degli altri, eccetera, eccetera. Qui dice, anche noi un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri, quindi ebrei, gentili, tutti quanti, eravamo morti nei falli, eravamo figli di ira e seguivamo il principe della potestà, seguivamo il diavolo. Ma Dio, che è ricco di misericordia, in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificato con Cristo, voi siete salvati per grazia. Ed eccole lì. Sì, le due parole che io, mio punto di vista, mia opinione, mio pensiero, mia convinzione, mio parere, mio avviso, non forzo nessuno a credere come me. Le due parole che io reputo essere più importanti nella Bibbia sono ma Dio. Perché nota bene che dopo la descrizione catastrofica degli ebrei, dei giudei, di tutti gli esseri umani, Paolo non dice ma noi che ci siamo ravveduti abbiamo incominciato a ubbidire la parola di Dio, come ci dicono tutti i vari pastori, che dobbiamo ubbidire la parola di Dio, che la parola di Dio è quella che conta, e quindi abbiamo incominciato a ubbidire la parola di Dio e allora no. Non dice ma noi, non dice ma io, non dice ma tu, non dice ma nessuno, dice ma Dio, perché quella è la chiave di questo libro. Ma Dio sono le due parole più importanti nella Bibbia. In pochi versetti Paolo ci indica chiaramente la natura della grazia. La mia vita era un'assoluta bancarotta, ma Dio. Anche quando ero morto nei peccati, incapace di chiedere aiuto, totalmente inabile a salvarmi, senza la minima speranza, depresso, distrutto, deluso, morto, mi ha ridato la vita. Ma Dio. E, amore mio, ognuno di noi ha sperimentato, o contaci, sperimenterà, prima o poi, un ma Dio momento nella sua vita. Quando tutto sembra crollarti intorno, quando i polmoni ti si chiudono dall'angoscia, quando il telefono squilla nel mezzo della notte, quando il dottore legge le analisi e abbassa gli occhi, quando lei se n'è andata, quando lui è morto, quando l'ultima lucetta si è spenta e sei rimasto nel buio completo. Ma Dio. Ma Dio. Non dimenticarti mai queste due parole. Ma Dio. Non è finita finché non ascolti queste parole, la verità di queste parole. Ma Dio.
Ecco perché io reputo queste due parole essere le più importanti di tutta la scrittura. Perché se non fosse per queste due parole, ma Dio, io senz'altro, ma anche tutto il resto del genere umano, sarei morto. Nel lontano 1982, quando tutto ciò in cui credevo mi era crollato addosso, il mio migliore amico mi aveva tradito, il mio corpo mi aveva tradito, la mia mente mi aveva tradito, le mie finanze mi avevano tradito, tutto mi era crollato addosso. I demoni sulla spalla mi dicevano: non vali niente, non sei buono a far niente, hai fallito, guarda cosa hai fatto alla tua famiglia, guarda, non sei neanche capace a tenere la famiglia intera insieme, guarda, tutto è... In quel momento mi sono trovato a poche ore dal suicidio. Io, Babbo Mario. Era come se avessi già aperto la porta con la scritta uscita di sopra e stessi aspettando solo il momento opportuno per entrare nella tenebra eterna. Ma Dio, vedi, in quel momento, mentre io ero morto, mentre non avevo assolutamente fede, mentre non avevo assolutamente alcun senso di ravvedimento, mi hanno mandato un video oggi che allora deve, ecco, vedi, questo è il ravvedimento, perché quelli che predicano l'ipergrazia non credono al ravvedimento. Ma facitemi un piacere, ma non venite a parlare a me, che io ero in ginocchio sul pavimento del bagno, piangendo lacrime amare con i demoni che mi stavano mangiando il cervello. Ma quale ravvedimento? La depressione, la tristezza, la morte che mi ronzava nella testa, come farla finita? Quello sì, ma non è il ravvedimento. Quale ravvedimento? Ma perché io ho detto: Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Non ho detto: scusami, perdonami, ho sbagliato, ho buttato via la mia vita. Ma quando mai? No, ho detto: non so neanche se esisti. E non so neanche come ti chiami. Ti chiami Gesù, ti chiami Maometto, ti chiami Allah, ti chiami... Non ti conosco, non so se esisti. Ma se ci sei, aiutami. E in quel momento, ma Dio, non ma Mario, non ma Mario si è ravveduto, non ma Mario ha chiesto perdono, non ma Mario ha rimesso la testa a posto, non ma Mario ha ascoltato la sua coscienza, non ma Mario si è ricordato di tutti gli insegnamenti che i preti gli avevano dato circa un Dio, eccetera. No, niente. Sul pavimento del bagno, in mezzo alle mie lacrime, Dio non ti incontra nei giardini del re. O ti può anche incontrare lì, se lì il momento in cui tu hai bisogno di un ma Dio, ti incontrerà lì, ma ti incontra sul pavimento del bagno, ti incontra nelle fogne della vita, ti incontra in mezzo ai topi che ti stanno mangiando il cervello, ti incontra nel momento più triste, nel momento più buio, nel momento quando tutto ti crolla addosso e non riesci neanche a... Sapete quanto ci ho messo io a ricominciare a respirare? Ci ho messo un paio d'anni. Non riuscivo più a respirare nell'82. Cioè, la depressione mi aveva schiacciato in modo tale che non riuscivo più a respirare. Ci ho messo un paio d'anni a riuscire a uscire da quel senso di depressione. E non ma Mario, ma Dio. Ma Dio, queste sono le due parole più importanti. Nulla potrà mai convincermi che io ho avuto alcuna parte nella mia salvezza. Ma neanche la fede era la mia. È un dono che mi ha dato Dio in quel momento. Perché non ci credevo a Dio. Non raccontavo le barzellette su di Lui, lo pigliavo in giro, era totalmente inesistente nella mia vita. Non, in quel momento... Quando qualsiasi altra persona, qualsiasi altra deità avrebbe detto: ah, non sai neanche se esisto, ok, te, becca di questo. Ma Dio, e se io non ho avuto alcuna parte in ricevere la mia salvezza, nel ricevere la mia salvezza, amore mio, non avrò mai alcuna parte nel tenerla.
No, ero morto in tutto e per tutto. Ma Dio, che è ricco di misericordia, per il grande amore con il quale mi ha amato, anche quando ero morto nei miei peccati, mi ha vivificato con Cristo, mi ha vivificato con Cristo e mi ha salvato per grazia. Punto. Non Mario, ma Dio. E questo, ragazzi, questo è il momento in cui dovreste fare... Non è vero quello che mi dicono la domenica mattina nella comunità, che devo comportarmi bene perché sennò Dio, perché sennò qui, perché sennò là, perché sennò perdo la salvezza. No, perché non è ma Pasquale, ma non è ma Caterina, ma non è ma zia Pipina, non è ma zio Tonino, no, ma Dio. Tu eri morto nei falli, eri morto nei peccati, sei morto nei peccati, sei distrutto. Spero che qualcuno in questo momento mi stia ascoltando, sentendo il fuoco che io ho nel mio cuore per farti capire che non c'entri niente, è la misericordia di Dio, è l'amore che Lui ha per te, quello sul quale tu ti devi concentrare e dire: non me lo merito, non mi merito niente, non mi merito la salvezza, non mi merito di averla, non mi merito di mantenerla, ma Dio. In questa serie, dalla prossima puntata, cercherò in varie storie del Vecchio Testamento di trovare la parola Chesed. E come voi sapete, la parola Chesed è tradotta normalmente grazia, nell'ebraico originale è tradotta normalmente grazia. E io penso che appunto in queste storie nel Vecchio Testamento vado a cercarla per vedere dove posso interpretarla con queste due parole, ma Dio. Divini interventi che hanno cambiato il corso della vita, senza la minima complicità da parte del miracolato. Sì, perché ogni volta che avviene un ma Dio, non è altro che lo svolgersi di un miracolo, perché il momento che tu sei arrivato alla fine delle tue forze, ma Dio. Finché ancora tu ce la puoi fare, ecco perché io sono così... violentemente contrario al religionismo del self-righteousness, dell'autogiustizia, del ce la faccio da solo. Sì, no, ho bisogno dello Spirito Santo, ho bisogno di Gesù, ma alla fin fine sono io che devo ubbidire i comandamenti, sono io che devo seguire la legge, sono io che devo comportarmi bene, sono io che devo portare i frutti dello Spirito. No, perché sono i frutti dello Spirito, non sono i tuoi frutti. Un giorno parleremo della radice e dei frutti. Quindi, è per quello che io mi scaldo qualche volta, poi devo chiedere perdono perché mi rendo conto che anche loro, anche quelli che predicano la legge, pur pensando di predicare la grazia, perché tutti dicono no, per grazia, siamo salvati per grazia, sì, assolutamente. A un prima Giovanni 1,9 dice che devi confessare i tuoi peccati. E siamo sempre lì. Ebrei 6, Ebrei 10, prima Giovanni 1,9, siamo sempre lì. Ogni volta che avviene un ma Dio non è altro che il rivelarsi, lo svolgersi di un miracolo. Prima di tutto, ricordiamoci un attimino che cercare di definire la parola ebraica chesed, di cui ho appena parlato, tradotta normalmente, se voi controllate sul vocabolario ebraico, come si chiama, la concordanza ebraica, vedete che chesed viene normalmente tradotto con grazia, bontà, misericordia, gentilezza, favore, attenzione, benignità. E se noi cerchiamo di tradurla con queste parole, con qualsiasi cocktail di altre parole italiane, sarebbe come cercare di catturare una cascata con una tazzina di caffè. Il significato di questa parola chesed è così complesso che quasi quasi racchiude in sé l'intera personalità di Dio. Un po' simile alla descrizione che Dio dà di se stesso
a Mosè in Esodo 34,6, dove dice: l'Eterno Dio, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona iniquità, la trasgressione e il peccato. Questa è l'essenza di Chesed. Grazie, ma Dio. Le circostanze mi sono contro? Ma Dio. La legge domanda giustizia? Ma Dio. Qualsiasi altra deità me la farebbe pagare cara? Ma Dio. Non mi merito nulla? Ma Dio. Sono un completo fallimento? Ma Dio. Il salario del peccato è la morte? Ma Dio. Ogni demone dell'inferno sembra convergere su di me? Ma Dio. Il crollo totale della mia vita sembra inevitabile? Ma Dio. Ecco le due parole più importanti della Bibbia. Ma Dio. Venerdì incominciamo questa serie con la storia di Ruth. Mi direte: Mario, ma Ruth è nel Vecchio Testamento, non hai sempre detto che il Vecchio Testamento non è per noi? Il Vecchio Testamento è come una sala reale. Avete mai visto quel macellaio di Putin quando esce in questi saloni enormi? Chiudete un attimo, pensate al Palazzo Reale di Aversa, pensate ai nostri palazzi reali, pensate all'Austria, ai palazzi dell'imperatore a Vienna o in Francia, tutti i vari palazzi del, o in Germania, le corti, eccetera, eccetera, di Ludovico, eccetera. Vi immaginate quelle colonne, quei quadri incredibili, quel mobilio? È come il Vecchio Testamento, è come una sala reale che contiene il mobilio più bello, i quadri più importanti, i tappeti più preziosi, ma è totalmente al buio. Eppure, non appena si lascia entrare Gesù, si accende la luce e si può ammirare tutto. Il Vecchio Testamento è come un diamante che al buio non è altro che un pezzo di carbone lucidato, ma non appena si accende la luce della croce, esplode in una miriade di riflessi meravigliosi. Il Vecchio Testamento è come il filamento di una lampadina spenta, che rimane inerte, insignificante, privo di vita, fin quando ci si fa passare la corrente della rivelazione dell'opera di Cristo e si accende. Sì, la grazia di Dio, il ma Dio di Dio, la chesed di Dio è sempre esistita e sempre esisterà. È la spina dorsale della scrittura, il centro del messaggio, il mozzo della ruota, il fuoco di ogni parte della Bibbia, perché la grazia di Dio è Gesù Cristo, è ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi. Quindi, venerdì parleremo del ma Dio in Ruth, nel libro di Ruth. Dopodiché parleremo di Adamo, di Noè, di Giobbe, di Mosè, di Giuseppe, di Davide, con l'unico scopo di innalzare la meravigliosa realtà di queste due parole piene di Gesù, piene di grazia. Ma Dio. Non mancate. Un abbraccio.